Oh mamma mia, ho messo su la pancetta, la panza, è un dramma, una tragedia. Simona, cosa posso fare? Sì, può capitare a tutti di sentirsi gonfi e pesanti, magari dopo un periodo di abbuffate, o se si mangia continuamente in ufficio, o se ci si lascia prendere dalla golosità. Poi ci si guarda allo specchio e si vedono i rotolini della pancia. Aiuto, è un campanello d'allarme. Perché quando siamo gonfi e pesanti vuol dire che gli organi interni sono affaticati e questo ci porta via energia, per cui è facile sentirsi stanchi, svogliati, irritabili e a volte si perde un po' il controllo della situazione. Non va bene. Come sapete, nella mia visione della salute naturale, il corpo deve essere in forma anche per pensare meglio, vivere meglio e scegliere meglio, per esempio, cosa fare di costruttivo nella vita. E questo non è poco. In questo video vi darò 7 consigli utilissimi alla vostra forma. Sono una strategia che vi aiuterà a pensare e ad agire nel modo giusto nei confronti del cibo, dello stile di vita e della salute naturale. Sapete già che come naturopata sono contraria alle diete privative, per questo consiglio a chi vuole rimettersi in forma di trasformare la sua giornata in una routine di benessere che porta poi naturalmente a dimagrire e sgonfiarsi. Ecco qui la mia routine in 7 passaggi per perdere il gonfiore e il peso accumulato. Siete pronti? 1. Imparate a rilassarvi profondamente. Ma cosa c'entra con la pancia gonfia? C'entra. In una ricerca presso la Yale University è stato riscontrato che i livelli elevati di stress generano un aumento del cortisolo, con due conseguenze. Una porta a mangiare cibi con più grassi e l'altra suggerisce all'insulina di immagazzinare i grassi, proprio quello che non deve succedere. Il rilassamento evita questo squilibrio, quindi vai con yoga, meditazione, respirazione, tecniche di rilassamento. 2. Mettete via la bilancia. No, la bilancia no. Sì, basta con la bilancia, non pesatevi più. Cercate piuttosto di sentire come state nei vostri vestiti e vedrete che con i miei consigli sarete più asciutti e meno gonfi. Ricordate che prima si perdono i liquidi in eccesso e poi si passa al grasso, quindi è meglio non fissarsi sulla bilancia. 3. Bevete acqua spesso durante la giornata. Ho letto che a volte le persone confondono la fame con la sete. Hanno sete e pensano di avere fame. Ma questa poi proprio non la capisco, che siamo tutti rovesci adesso. Non ho detto questo, dico che bere acqua aumenta il senso di sazietà. La prossima volta che vi viene in mente di mangiare qualcosa fuori pasto, piuttosto bevete un bicchiere d'acqua, così favorite anche la depurazione e il ricambio dei liquidi. 4. Contate fino a 10. Sembra che gli attacchi di fame abbiano un loro tempo preciso, durano fino a 10 minuti. Lo sapevate? Allora impegnatevi in qualcosa che duri 10 minuti. Ma secondo te cosa si può fare che duri 10 minuti esatti? Fate così, scrivete una lista con diverse cose che vi piace fare che possono durare almeno 10 minuti e scegliete ogni volta quella che preferite in quel momento. Così vi allontanate praticamente dalla tentazione del cibo extra. 5. Sì, ho detto cibo extra, senza regole, a tutte le ore. Per recuperare il peso forma, consiglio di mangiare regolarmente, anche spesso, ma con ordine. Stai dicendo che per dimagrire bisogna mangiare di più? Dico mangiare meglio. È stato riscontrato che di solito chi mantiene nel tempo il peso forma mangia di media fino a 5 volte al giorno. I pasti equilibrati e gli spuntini leggeri placano l'appetito, mantengono stabili i livelli di energia e alto l'umore, oltre a stimolare il metabolismo. 6. Imparate a sostituire. Se le cose buone che vi piacciono tanto sono quelle che vi fanno ingrassare, imparate come sostituirle. Non è possibile sostituire le mie schifezze preferite. Invece sì, fatelo
faccio degli esempi. Al posto delle patatine, mini gallette di riso saporite. Al posto dei cioccolatini, cioccolato fondente almeno all'80%. Non fa male, come spiego in questo video. Poi guardatelo. Al posto degli aperitivi alcolici, meglio i succhi di frutta senza zucchero. Si possono fare buonissimi cocktail. Ricordate, c'è un'alternativa a tutto, basta averla a portata di mano. E questo ci porta all'ultima strategia di oggi. Ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E se non lo avete già fatto, iscrivetevi al canale. È facilissimo, basta un click. E attivate le notifiche così non vi perdete nessun nuovo video. Ed ecco il settimo ed ultimo consiglio. Organizzatevi con il cibo. Portate al lavoro il pranzo, gli spuntini, gli snack alternativi, le merende, per non farvi trovare affamati e impreparati, pronti a divorare qualunque cosa vi si presenti davanti. Eh sì, e questa volta hai ragione, non posso dire niente, bisognerà che mi organizzi e basta. Portatevi tanta frutta e verdura fresca, lasciate a casa il pane, soprattutto quello bianco che fa venire fame. Lo sapevate, vero? Per questo nei ristoranti offrono il pane per cominciare. Più ne mangi, più ne mangeresti e più mangeresti di tutto. Ma voi no, avete i vostri snack sani, la verdura, la frutta e chi vi tocca più. Fate come me, diventate portatori sani di salute. Condividete questo video sui vostri social o via mail direttamente ai vostri amici. Secondo me li vedrete presto più sgonfi e felici. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao! Va bene. Bla bla. No, scusa, fermo, non fermare.